ragazzi e bentornati in una nuovissima avventura con me, Matteo Studio. Oggi parleremo di nuovissimi rumori importanti di Avengers Secret Wars. Tutto dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, abbiamo dei rumor favolosi, favolosi. Perché? Perché abbiamo dei rumor favolosi? Perché io ho letto soltanto una parte dei rumor per farmi un'idea e dirvi le mie opinioni. Perché prima di iniziare volevo dire che il rumor di oggi, cioè iniziamo già con l'argomento, ma prima di iniziare con le mie opinioni, ragazzi, diciamoci una cosa importantissima, che Loki forse sarà uno dei cattivi più importanti o avrà un ruolo enorme in Avengers Secret Wars. E io sono felicissimo, sapete perché ragazzi? Perché questo personaggio ha fatto parte dell'MCU fin dall'inizio. E poi Tom Hiddleston, lo ripeto, mi fa impazzire nei panni di questo personaggio. Tom Hiddleston è un grande, Tom Hiddleston è veramente veramente un grande. Ma poi è bravissimo e non è uno stoccafisso, è bravo, racconta le emozioni a sé. Mi ha saputo... Io Loki l'ho amata anche grazie a lui. Ovviamente ragazzi, il video di oggi conterrà spoiler sulla serie di Loki. Se non avete visto la serie vi consiglio di andarla a recuperare perché è una bomba, soprattutto il finale. Detto questo, per esempio nel finale, subito per collegarci al finale, infatti lui diventa colui che rimane ed è incredibile questa cosa, perché dato che magari Kang potrebbe trovare un secondo ruolo, essere messo da parte per un attimo, Loki come personaggio del film ci sta un botto a parer mio. Ora voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, ma ovviamente Loki, ragazzi, non lo so, mi fa veramente piacere vederlo in questo film, perché è il primo, cioè per esempio questo qui dovrebbe chiudere un'intera saga della Marvel, un'intera saga che finirà nel 2028, la saga del multiverso. E questo, vi volevo ricordare una cosa da Matteo del futuro: ci sono le live venerdì dalle 15:30 alle 16, venite perché saranno pazzesche qui su YouTube da venerdì, ricordate, venerdì 24. Detto questo, vi lascio il video. Incredibile, ragazzi, perché... cioè, io non so come dirvelo. Cioè, abbiamo iniziato con il primo villain, che è Loki, e magari potremmo chiudere il tutto con Loki, che magari va contro gli Avengers, o ancora meglio, Loki, dato che è diventato buono, va contro Kang, perché troviamo colui che rimane contro tutte le varianti di Kang, anche se quello lo troveremo di più in Kang Dynasty, che secondo me anche lì avrà un ruolo importantissimo, Tom Hiddleston nei panni di Loki. Detto questo ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi un commento qui sotto. Vi ricordo che da venerdì iniziano le live, perciò siate presenti qui su YouTube dalle 15:30 fino alle 16, mi raccomando. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un bel like, come già vi ho detto. Da Matteo Studio è tutto e niente, ci vediamo nella prossima avventura, in un prossimo video, e niente, bye bye guys.